Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire l'M5 Stick C Plus 2. Per chi non lo conosce, questa è una scheda di sviluppo, la po potremmo dire un'alternativa su Hyper-Zero, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Innanzitutto è una scheda di sviluppo costituita da numerosi sensori. Allora, abbiamo qui dei pin dove potremmo attaccare sensori esterni che possiamo comprare, quindi moduli per Arduino, perché questo è costituito da un SP32. Abbiamo un sensore infrarossi, abbiamo questi tre tasti, il tasto power e i tasti per confermare dove il menu in quale dobbiamo entrare. E poi abbiamo questi altri tasti che ci fanno scorrere nei menu. Allora, poi porta di ricarica USB-C in cui potremo andare a installare i software, che ora andremo a vedere. E questo, essendo costituito con un SP32, per chi non lo conosce, è una scheda praticamente del Wi-Fi, quindi potremo effettuare alcuni, tra virgolette, attacchi o comunque controlli sul Wi-Fi. Il costo di questo oggetto si gira sui 30 euro. Lo potete trovare ad esempio su AliExpress. Adesso andremo a vedere come montare il software e soprattutto quale è il software secondo me migliore per questo oggetto. All'arrivo di software dovremmo andare in questa sezione. Allora, innanzitutto andiamo su questo sito. Lo scrivete esattamente così com'è. E andando qui avete questi. Dovete scaricare questo programma. Se avete un Mac dovete installare questo, oppure Linux questo. Se avete Windows come me, andate a scaricarlo premendo questo tasto. Scaricandolo lo aprite. Andate in l'eseguibile e lo aprite. Una volta, innanzitutto, essendo un file zippato, questo va appunto estratto. Quindi apriamo l'applicazione, l'eseguibile, lo trovate perché diciamo sta scritto appunto .exe, e dovete andare diciamo su quello che avete comprato. Questa azienda fa numerosi oggetti di questo tipo. Noi adesso dovremo andare in quello che abbiamo noi, in questo caso è il Stick C. Attenzione, ce ne sono due. Nel nostro caso c'è lo Stick C e lo Stick C Plus 2. Dovete stare attenti perché se scaricate un file che non è lo stesso, vedete che appunto non lo eseguirà e quindi potrebbe non funzionare. Adesso il software che io vi consiglio è il software Nemo, sicuramente uno dei più completi fra tutti, ma ce ne sono numerosi come potete guardare. Andiamo qui e possiamo fare la ricerca del software, in questo caso Nemo. Andremo a installare questo qui che appunto fa parte del C Plus. Potremmo andare a scegliere versione, mettiamo la più recente e dovremo andare a fare il download. Innanzitutto dobbiamo collegare alla porta USB del nostro computer l'M5. Dovremo andare a collegarlo. Lo spegnete. Per spegnerlo basta tenere premuto entrambi i due tasti. E si spegne. Ora lo collegate alla porta USB. Come vi ho detto, porta USB-C in questo caso. Adesso a me è già installato il software, però voi basta che premete appunto download, vedete, scollegatelo e adesso siamo appunto, abbiamo il software scaricato. Questo software può effettuare numerose cose. Adesso andremo a vedere tutte le funzioni che ha. Innanzitutto per entrare dovremo premere questo tasto in basso. Abbiamo numerose funzioni, ad esempio sicuramente la funzione più basilare è l'orologio, oppure la funzione degli infrarossi, in questo caso ad esempio la televisione. Si va a selezionare e appunto mettendola di fronte col sensore posizionato di fronte a un oggetto infrarossi, esso si spegnerà, ma non solo le televisioni, sono tutti gli oggetti infrarossi. Poi abbiamo la funzione Wi-Fi che sicuramente è la più interessante e poi... Impostazioni, abbiamo l'info della carica della batteria, in questo caso 37%. Ritorniamo nelle impostazioni. Questo per entrare nei menu. Poi abbiamo il settaggio dell'orologio. Ad esempio la luminosità dello schermo, il riavvio di esso. E altre numerose funzioni che in questo momento non ci interessano. Ora andremo a vedere la funzione del Bluetooth innanzitutto. Allora, la funzione Bluetooth è, diciamo, praticamente lo spam di una notifica di collegamento di un oggetto Bluetooth su diversi dispositivi.
Abbiamo Android o Apple e altri dispositivi. In questo caso andremo a provare Apple. Per la qualità più bassa, ma volevo farvi vedere appunto questa funzione. Allora, innanzitutto dobbiamo andare appunto nel menu della Apple, in questo caso, perché abbiamo un dispositivo Apple. Adesso andiamo a scegliere il dispositivo, in questo caso possiamo scegliere AirPods, ad esempio abbiamo numerosi dispositivi, però andremo a scegliere AirPods Pro. Ecco qui che ci è arrivata la notifica appunto di un accoppiamento degli AirPods, quando in realtà nelle vicinanze non ci sono. Invece andremo a vedere altre funzioni di questo dispositivo. Andiamo a vedere la funzione Wi-Fi, che secondo me è una delle più interessanti. Per Wi-Fi abbiamo varie funzioni. Abbiamo la funzione di spam, la funzione Nemo Portal, che sicuramente è la più interessante per scaricare questo software. Alcune funzioni. Adesso andiamo ad usare ad esempio spam random e andremo a vedere cosa effettivamente succede. Prendiamo un dispositivo, chiamiamo spam random. Wi-Fi spam. Ci sono uscite varie reti, che effettivamente non esistono. Oppure se andiamo a premere altra, ad esempio spam funny, facciamo la ricerca delle reti, ed ecco qui. Ci usciranno altri. Ora invece andremo a vedere questa funzione di Nemo Portal. Vi dico un po' innanzitutto cos'è. Allora, praticamente collegandosi a questo indirizzo IP scritto qui sopra, che ora andremo a vedere come fare, riusciremo a rubare l'email e la password dell'account. Però ragazzi, attenzione, funziona solo se l'utente si collega alla rete creata dall'M5. Adesso andiamo a vedere cosa intendo. Allora, entrando in Nemo Portal abbiamo innanzitutto questa schermata e un counter delle vittime che noi andiamo e poi abbiamo. E adesso andremo a vedere un po' come funziona. Ci colleghiamo a questa rete, appunto, Nemo Free Wi-Fi. E vabbè, naturalmente rete non protetta, non c'è internet perché non lo crea. E ci chiederà le nostre credenziali di Google. Naturalmente questo funziona solo se una persona inserisce le proprie credenziali. Adesso noi inseriamo parole a caso. E andiamo a confermare. Adesso dobbiamo su un altro dispositivo collegarci su questa rete. In questo caso noi usiamo sempre lo stesso e continuare anche non avendo internet. In questo caso sul browser Safari e dobbiamo inserire questo indirizzo IP 172.0.0.1 sbarra creds. Ecco qui, appena inserito abbiamo in base a quanti tentativi abbiamo fatto, ne abbiamo due, quindi in base a quante vittime. In questo caso due vittime, abbiamo due perché avevo già provato appunto prima. Wi-Fi scan, quindi premendo su Wi-Fi scan abbiamo alcune Wi-Fi. Andiamo su questa, ad esempio Vodafone, e possiamo selezionare che tipo di attacco fare. In questo caso noi non lo facciamo e non ve lo consiglio di farlo perché non credo sia legale. E facendo questo attacco, no, su cui siamo andati a effettuare l'attacco, avrà un notevole rallentamento fino a, diciamo, non connettersi, non dare più internet ai dispositivi. Per questo video abbiamo finito. Se vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo col prossimo video dove lo andremo a confrontare col Flipper Zero e vedere se le funzioni, se diciamo, può essere un sostituto.